Ragazzi, oggi è quel giorno della settimana, inizia il Black Friday e per farlo ho deciso di portarvi in un unboxing di tutte le cose che sono arrivate in quest'ultimo mese, ma anche darvi qualche piccolo consiglio di cose che possono tornarvi utili. Quindi mettetevi comodi, sigla e cominciamo. Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul canale, nuovo video Black Friday alle porte, lo seguiremo insieme sul canale Telegram, quindi vi ricordo che se ancora non siete iscritti lo trovate in descrizione, canale Telegram dove pubblicheremo offerte, prezzi vantaggiosi e vi segnaleremo le cose migliori per questa settimana di Black Friday. Ma cominciamo con quelli che ci sono arrivati qui in studio, è stato un mese molto impegnativo, abbiamo avuto diversi set, tante cose si sono accumulate, quindi è arrivato il tempo di farvele vedere con calma, spiegarvi cosa ci servono, insomma, mettiamoci comodi perché ne avremo per un po'. Ci hanno mandato non una... non due, ma ben tre, come la Trinità. Arriverà un video dedicato su questa roba qua, ma non abbiamo letteralmente avuto tempo. Quindi apriamone subito una, tanto sono tutte e tre uguali, per farvi vedere cosa Smorrig ha prodotto in quest'ultimo periodo. Eccoci qua, questo è il kit completo. Abbiamo un bel kittino di questa luce qua, che è un 60 bicolor con batteria ricaricabile, il che vuol dire che praticamente potete... avere una luce sempre con voi, adesso ovviamente scarica, con diverse temperature e colore, ovviamente, e soprattutto con la possibilità di avere gli effettini, eccetera, mini Bowens, purtroppo, forse unica grande mancanza, vi danno anche la parabolina con il kit completo, che voi mettete qui. Eccoci qua, avete un 60 portatile, quindi non vi serve attaccarlo per forza alla corrente, bicolor, che male non fa. Il kit è completo anche di un paio di accessori. Avete una maniglia per portarvelo in giro, nel caso vogliate usarlo anche come martello. E ovviamente un supporto da stativo, cavalletto, dove ci potete infilare anche l'ombrellino dentro. E ha forse... è veramente fatto male, di plasticaccia tremenda. E in più avete un cavo USB-C senza alimentatore, credo, se non sbaglio. Non è male come roba, più che altro sono fighe perché sono a batteria. Quindi se dovete proprio fare una roba d'emergenza, ve ne portate una nello zainetto e siete a posto. La batteria che tra l'altro dura 40 minuti in full power, mi sembra. Comunque, ce ne hanno mandati tre, faremo un video dedicato a questa roba qui con un paio di setup interessanti. E insieme alle luci ci hanno mandato anche il loro mini softbox. Questo è ancora da aprire addirittura, però vabbè, griglia, softbox e vabbè, la parabolina piccolina da portarsi sempre dietro. Insomma, se state cercando delle luci compatte e a batteria, perché secondo me è questo il vero vantaggio, e soprattutto bicolor, non so se si trovano già con Amazon, ma penso che col Black Friday magari spunteranno, non so nemmeno ancora il costo, quindi vi lascio tutto quanto in descrizione, se ci sono update, notizie, eccetera, ve lo faccio sapere. E passiamo sempre a Smorrig, che ci ha mandato i loro stativazzi, che secondo me sono una valida alternativa... ha soluzioni molto economiche, sono neri, molto molto bellini. Noi ne usiamo un paio, adesso questi loro ce ne hanno mandati altre tre, vanno fino a 2,80 m, il che praticamente sono utilizzabili su ogni tipo di set, e insieme a loro ci è stato inviato anche questo, che è un mini boom con tanto di peso al fondo e regolazione, si allunga ovviamente, se dobbiamo fare delle zenitali o delle cose può essere un buon setup. Questo è il secondo che abbiamo, perché effettivamente per setup leggeri è valido, quindi mettetelo da parte perché male non fa. Queste sono 5 in tutto adesso. Beh, prima di passare alle cose che vedete di qua, voglio parlarvi di Ugreen, che sicuramente sarà in sconto durante questo Black Friday, che ci ha mandato un bel po' di cose super utili, quindi apriamo assolutamente in fretta perché ho queste scatole da 20.000 mesi. Sì, vabbè, con le unghie che ho io. Niente, è impossibile aprirlo. Ci ha mandato un botto di caricatori che noi utilizziamo. Tra l'altro questo qui che vedete qua lo stiamo utilizzando anche ora, che è il setup che gestisce tutto YouTube. È da 65 watt con due prese USB-C, un USB-A. Insomma, ragazzi, questi cosi qua, compratemene un paio, tirateli in testa a vostra madre anche nel caso. No? Non ci sta forse, però comunque in ogni caso sono super comodi perché avete tre prese, questi da portare in viaggio e per caricare le camere vanno alla stra grande. Poi ci hanno dato questa versione qua invece da 30, ideale per l'Apple Watch Ultra 2. E nel dubbio abbiamo comprato un attimo per capire se funzionava tutto quanto. Perfetto per caricare lui, quindi se per caso avete bisogno di un caricatore da Apple Watch, questo è una bomba. Oh, è minuscolo. Fa vedere un po'. Oh, poi ci hanno mandato... due hub, in questo periodo in cui iPhone è diventato il nuovo MacBook Pro del 2017, dove servono 100.000 hub per fare qualsiasi cosa, sono impossibili da aprire. HDMI a porta USB-C, tre porte USB-A e l'Ethernet. Serve un cazzo questo coso, è incredibile, bello, bravi Yugi, ottimo, mi sembra intelligente, cioè non c'è nulla di utile in quelle porte. E poi ce l'hanno mandato invece un altro... è la scatola più potente della terra.
Vediamo questa se invece è utile a qualcosa. Questa è una classica ciccio prodotto. Eccoci qua. Ah, USB tra l'altro 2.0. Non male se ci pensi. Questo però ha l'HDMI. Utile. Che cazzo serve Ugreen questa roba? Comunque ragazzi, se avete anche voi bisogno di un hub con una porta USB-C e tre porte USB 2.0, mi raccomando, secondo me lui, se ci pensi. Detto questo, abbiamo poi delle cose invece belle. Un cavo USB-C in corda da 2 metri. Questo è molto utile per due cose. Durante Black Friday ricorre anche la giornata mondiale del legare la fidanzata, quindi può tornare utile o farvi legare in base a quello che preferite. Questo può essere un cavo delle giuste dimensioni per scopi ludici e ricreativi, ovviamente sempre con condivisione, cioè nel senso, mi raccomando, deve essere accettato da entrambi. Comunque è un bel cavo in cordicella, insomma, per scopi ludici o per ricaricarvi le batterie, le cose possono coincidere, può tornare molto molto utile e soprattutto è fatto bene, mi sembra bello spesso, rinforzato, insomma, questo è fatto bene. Questi... E poi, infine, dato che nel nuovo studio abbiamo la 10 gigabit, mi sono fatto mandare un cavo Ethernet. Ed è, niente, un cavo Ethernet che supporta la 10 gigabit, credo. Vabbè, sti cazzi. E niente, eccoli qua. Non so, non è che c'è il grande entusiasmo per un cavo Ethernet. Questo forse è ancora meglio di questo, se volete un parere mio personale. Ma questo magari lo mettiamo da parte e non ci scherziamo più sopra che... Ma mettiamo da parte Ugreen e passiamo invece a Kingston, che ci ha mandato durante lo Jaeger Music Lab un po' di supporto di memoria. Ci ha mandato la 256 GB V90. Questo, ragazzi, se volete spendere poco, secondo me sono una buona soluzione. Non sono le migliori perché sono fatte veramente male. Ecco, se dovessi consigliarvi la scheda definitiva, Angel Bird tutta la vita. Però se volete risparmiare, queste sono le V90 più economiche e affidabili. Noi ne abbiamo ormai 5, credo, in studio. Se invece volete qualcosa di molto carino, questo SSD da 2 TB è veramente figo, soprattutto per setup magari con iPhone, perché è piccolo e compatto. Se li cambiate il cavo USB-C e ne prendete magari uno a U, può diventare veramente un buon compagno. Adesso qua c'è il gommino intorno, ma è ancora più piccolo. In realtà, se lo togliete, diventa veramente minuscolo. E questo da 2 TB, mi sembra ci sia anche il taglio da 4, se non sbaglio. Per invece la rubrica hub fatti bene, Doc Case ci ha mandato il suo nuovo hub. Proviamo subito. Vedete, si accende, vi dà tutti i dati, abbiamo USB 3.0, micro SD e SD normale. E poi di qui abbiamo due USB-A, la power delivery se volete attaccare il Mac fino a 100W e un monitor esterno in 4K60. Quindi insomma, se volete un piccolo hub da portarvi dietro per iPhone, perché insomma lui è proprio perfetto, perché ci potete fare praticamente di tutto, avete anche l'uscita HDMI per usarlo con l'app Blackmagic, spellicolando. E basta, ve lo consiglio, vi lascio il link, penso che sia da qualche parte, non lo so, sul loro sito, vabbè. Ragazzi, è tempo di altre luci, perché Zhiyun, a sorpresa, ci ha mandato una delle cose più brutte sulla faccia della Terra, ma comunque utile, è questo coso qui. Cos'è, Manu? Tu lo sai? È quello che usano le TDSM. Non penso. Eccolo qua. Madonna, quanta luce fa, però. Qui avete i controllini, di mirabile. Tra l'altro le rotelline sono fatte molto bene e ovviamente temperatura colore e bicolor, quindi... Secondo me questa è una valida alternativa. Guarda, guarda dietro però. Ma tu puoi fare una roba del genere e non essere preso a schiaffi dal dipartimento del design. Comunque, ve lo consigliamo? Diciamo una racconta delle storie. E in confezione vi danno alimentatore, la VDE, e in più vi dico anche che si ricarica tramite USB-C che vi danno. Oh, Manu, i scompartimenti segreti. Ah, libretto di istruzione, non so leggere, quindi amen. Ah, vabbè. Manu, ma com'è possibile questa storia? Ah, è la griglia. Questo è comodo per farci tipo il sushi, che riempi qui dentro e poi... E poi, beh, non so, no, penso è bucata. E, ah, vabbè, raga, ma qua, cioè le sorprese non finiscono mai. Altra carta. Ah, il diffuso. Vabbè, raga. La cuffia quella degli Ecoltra quando li prendi che vai molto... Pronti! Eccoci qua, sono la mamma dei Pantellas adesso. Senti un po'... Senti un po'... bello, bravi ragazzi, complimentoni. Ragazzi, vi ricordo che su Telegram abbiamo un canale che si chiama Mercatino Crop. Secondo me lei la trovate, magari mi sbaglio, però a naso. Trovarlo invece cose serie. Sempre di Zhiyun. Questa è figa invece, ci ha mandato la Molus 200, sì, eccola qua, hanno fatto questa luce qua, Bowens, da 200 watt, che tra l'altro arriva fino a 300 in boost mode eccetera, che è molto molto compatta per essere un 200, una piccola parabola, ha deciso di metterci dentro, forse non necessaria,
e fondamentalmente avete qui 200 watt di luce bicolor alimentabile da un piccolo ballast. Vabbè, è un ballast un po' piccolino che gestisce tutta l'alimentazione, anche lui con la ventola, dal quale potete anche controllare tutto quanto. Avete supporto sempre per lo stativo, con tanto di supporto per l'ombrello, nel caso in cui vogliate mettere un softbox per risparmiare un po' di spazio. Può essere una valida alternativa, soprattutto se forse è il 200 più compatto che c'è sul mercato. Peccato che anche qui la confezione è un po' troppo grande, cioè. Detto questo, sempre di Zhun, questo veramente non so cosa serva, Manu. Questo lo trovate sul mercatino 100-100 domani. Il motorino, il Webill 4. Questo è il nuovo gimbal di casa Zhun, anche qui con i blocchi e tutto. Può essere una soluzione alternativa a DJI, eccetera. Ve lo trovate in descrizione. Ma quella è una luce sullo stabilizzatore? Quello bianco? Sì, è vero, una luce. Guardala! Utilissima! Oh, ma quanto cazzo è forte, tra l'altro? Mi sembra un po' troppo, eh? Però se ci pensi, in discoteca, ci sta. E tra l'altro è anche bicolor, credo. Sì, sì, sì. Cioè, meglio di una Kolbor. Forse siamo di fronte alla nuova ruota? Io non credo. Newer ci ha mandato un po' di roba. Cosa ci ha mandato? L'avete visto sempre qui con noi. Allora, questo è difficile da far vedere. Ci ha mandato questo stativone su ruote, molto molto grande, che ha due particolarità. La prima, che si alza fino a 4 metri, torna molto utile. La seconda, in realtà, che va anche in modalità C-stand, in modalità orizzontale, chiamiamola come vogliamo. Vi faccio vedere. Se noi tiriamo su qua, è ultra in alto. Eccoci qua. Diventa veramente molto comodo e qui davanti abbiamo un buco grosso per metterci il Nova, nel nostro caso, che ci torna molto utile. Le luci sopra i 600 cominciano ad avere questo ingresso e qui invece se ci serve lo spigot piccolino per metterci le nostre luci normali. Ed è fatto molto bene, ragazzi. Adesso questa parte qua si allunga anche, è uno stativone, non costa niente per quello che è. Diciamo che se volete uno stativo un po' serio che permetta di fare un bel po' di cose, andare molto in alto e allo stesso tempo anche assumere questa forma da C-stand, lui è molto interessante. Sta sui 250 euro su Amazon ed è sempre in sconto, quindi ve lo straconsiglio. Pesa, avete bisogno di spazio, ha le ruote, però insomma può essere molto figo. Altra cosa che c'era da Newer invece è questo qua, è il classico C-stand che usiamo sempre. Particolarità di questo qui, si alza la gamba sotto, che permette di metterlo magari su delle scale o delle cose del genere. Questo si regola in modo che possiate regolarlo sugli scalini. Ultima cosa arrivata da Newer che a me piace un sacco: hanno ribrandizzato un kit che vi avevo già fatto vedere in passato qui in studio, che tra l'altro mi sono comprato in anteprima da AliExpress. Newer ha preso quel coso, l'ha ribrandizzato, costa di meno dell'originale e niente, è un kit completo di bandiere. Ora non ve le monto tutte, ci sono varie cose, c'è una bandiera completamente nera, alcune che sono da diffusione, altre che sono invece per andare a diminuire l'intensità della luce. Sono molto fighe, questo kit costa meno dell'originale, come vi dicevo è sempre in sconto anche questo su Amazon, vi lascio il link ovviamente in descrizione. Secondo me, ragazzi, a parte l'odore nauseabondo di, cioè, mercatino delle pulci a Wyoming, molto figo. Secondo me lui va comprato più che altro perché vi comincia a permettere di imparare a gestire la luce. Insieme vi danno tutti questi cosi per tagliare, filtrare, fare. Insomma, un piccolo kit per il DOP in carriera da portarvi sempre dietro. Per me, must have assoluto. Zipon, che ci ha mandato uno degli slider migliori sul mercato, che continuo a consigliarvi. Trovate il video qui sopra dove lo usiamo. E tra l'altro è stato usato anche, Manu, ti dirò, guardami qui, quando hanno girato il nuovo keynote di Apple, c'era quello slider lì, della Zipon. Brava Zipon, fai della roba veramente figa. Hanno fatto un nuovo slider. Serviva avere questa roba in studio? Ovviamente no. Ce l'hanno mandato lo stesso per farci un video? Ovviamente sì. È uno slider da 1,20 m, credo questo. Non mi ricordo più le dimensioni precise. È veramente molto figo. Completamente in fibra di carbonio, già motorizzato, con tanto di rotazione e spostamento integrati. Quindi se voi montate la vostra camera lì sopra, non solo andrà avanti e indietro, facendo questo movimento qua, ma in maniera completamente controllabile in motion control, ma girerà anche su se stesso, il che lo rende molto molto figo. Va sia alimentato con le batterie di Sony, sia con l'USB-C, e appunto può essere utilizzato in maniera normale come slider super fluido, oppure
bloccato, è utilizzato invece come slider robotizzato ed è una bomba. Oh! Detto questo, noi abbiamo finito. Vi ricordo il canale Telegram dove da oggi fino a venerdì prossimo vi aggiorneremo con offerte in tempo reale su tutto quello che esce su Amazon, quindi prodotti, offerte lampo, cose, insomma, controllatelo, mi raccomando, lo trovate in descrizione. Detto questo, il video finisce qui, grazie per essere arrivati fino a questo punto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, settimana prossima ci vediamo con delle belle cosette. E basta, vado a rimettere a posto tutto questo e al prossimo video. Ciao!